Consigliere Rodriguez. Noi come gruppo Portogallo Più siamo costretti, gioco forza e nostro malgrado, ad intervenire. Difatti non sapevamo neanche che strumento poter utilizzare, in quanto i tempi per presentare una domanda di attualità erano scaduti, ma il fatto di una gravità così abnorme, così evidente, così palese, che avevamo pensato ad una mozione d'ordine, poi casomai eventualmente con il segretario se vuole dare un'interpretazione al fatto. Argomento di questa nostra mozione d'ordine è la segnaletica stradale sul territorio comunale, visto che ieri sul Gazzettino è comparsa una notizia rispetto a un fatto increscioso che è successo. Quindi non so se possiamo proseguire, ma noi riteniamo che sia un intervento troppo importante, troppo sensibile, e che sul quale bisogna che questa sera questa assemblea si assuma totale responsabilità e senso di cultura e di civiltà, e quindi chiederemo di poter discutere di questo argomento. Noi avremmo voluto tanto evitare di farlo, ma è talmente grave quello che è successo che non si può pensare di fare come diceva Dante: cerca di non curarti loro, ma guarda e passa. Noi guardiamo e non passiamo, e vogliamo chiarezza rispetto a un fatto di cui sicuramente il sindaco e l'assessore di riferimento sono anche loro a conoscenza. Quindi sono in attesa di capire se posso leggere. La nebbia agli erticolli più vicinando sale. Consigliere, sì, la conosciamo tutti, almeno quelli che hanno fatto le medie con gli insegnanti di una volta. Tanto più che lei è, quali... voglio dire, tanto più che lei è stato insegnato. Sì, appunto. Quindi... Allora, lei ha posto una questione, consigliere, che già la volta scorsa ha creato qualche subbuglio in questo consiglio, sulle domande di attualità che sono pervenute dopo lo scadere dei tempi. Tutte le domande di attualità, presumo. No, ma difatti, scusi, difatti, mi lasci, no, scusi, mi consenta, no, no, scusi, mi lasci finire. Ma c'è un brutto, proprio perché sapevamo di questo problema, abbiamo presentato una mozione di questo consigliere, lei, ma non si agiti, sto parlando. Ehi, stia zitta, io voglio risposte. Consigliere Rodriguez, posso continuare il mio discorso senza che lei mi interrompa? Le domando, mi risponde? Glielo consento, guarda, come estrema pubblica, perché lei è incivile. Allora, rispetto a un argomento, volevo solo sapere un sì o un no, giusto per non essere interrotta, cosa che normalmente le persone civili fanno. Ho incominciato un discorso, non me l'ha lasciato finire. Forse se me l'avesse lasciato finire saremmo giunti a capo di qualche cosa. Va bene? E prima di dare dell'incivile e del maleducato ad altri, per cortesia, colleghiamo prima la bocca alla testa. La volta scorsa, riguardo ad una domanda di attualità che poi è stata ritirata, la sottoscritta, in quanto Presidente del Consiglio, stava ponendo al Consiglio la domanda, il quesito, se
avesse accettato o meno di trattare quella domanda di attualità. Dopodiché è successo il finimondo, perché qui dentro si usa così, parlare quando si vuole, di che cosa si vuole, e soprattutto di non rispettare le regole che sono scritte, anche se approvate dalla sola maggioranza. Il regolamento vale per tutto il Consiglio. È chiaro? Ricordatevelo, sia i consiglieri di maggioranza che i consiglieri di minoranza, e quando ponete una questione o avete intenzione di porre una questione a questo consiglio, prima di venire in consiglio studiatevi il regolamento o almeno il punto che vi riguarda, perché qui sembra che il regolamento sia un qualche cosa che è così opinabile, come gli elastici, che si allarga e che si restringe. Ecco, benissimo. Allora, lei vuole fare una domanda di attualità? No, allora, se lei non vuole fare una domanda di attualità, passo la parola al segretario, che è il, diciamo, il custode del regolamento. Mozione d'ordine è l'articolo 38 del regolamento, che dice: ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine volta a richiamare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento. Il Presidente concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di 3 minuti, e sentito il Segretario Generale si esprime sull'ammissibilità del richiamo. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questo avviene in seduta stante, che dopo che sia intervenuto per non più di 3 minuti un consigliere contrario alla proposta. Allora, la mozione d'ordine viene intesa usualmente come un richiamo al rispetto di norme di attività che riguardano i lavori del Consiglio Comunale. Nel senso che se un consigliere andasse oltre il tempo previsto, se ci fossero delle affermazioni di diverso oltre l'ordine del giorno, se ci fossero degli interventi non pertinenti e a qualsiasi norma del regolamento, come dire, la mozione d'ordine è un richiamo ai principi che disciplinano i lavori consigliari. Ma non mi pare che si possa con la mozione d'ordine introdurre argomenti diversi a quelli che sono posti all'ordine dei lavori. Mi pare che il segretario abbia risposto, per cui consigliere, la sua richiesta non viene accolta. Possiamo proseguire con il secondo punto all'ordine. Precisare, no, lo pretendo perché il collega Rodriguez ha fatto questo intervento a seguito di un dialogo con il segretario, che gli aveva, no, ma aveva detto che poteva comunque tentare di trasformarla in domande di attualità, quindi lui l'ha fatto per questo motivo, grazie. Consigliere Mascarin, apprezzo la sua motivazione. Però in questo consiglio questo è successo, non sono, sì, ho capito, era fuori consiglio, il segretario ha dato la risposta in consiglio e ci atteniamo a quella. Quindi passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.